L'energia nucleare è devastante, non si vede, non si sente, non si odora, e la radioattività non ha colore, e ti penetra addosso, ti modifica il DNA, e la seconda generazione che ha subito radiazioni, la seconda generazione praticamente subirà nel DNA delle mutazioni genetiche. Cioè è troppo rischioso, non ce la sentiamo di mettere in gioco la vita soprattutto dei nostri nipoti, dei nostri figli, per lasciargli un futuro di scorie che ancora chi ha usato e chi sta usando non sa dove mettere. E chi ci sta provando? Tutti i paesi più industrializzati stanno cercando di uscire dal nucleare perché non lo sanno più gestire neanche loro, si sono accorti che è troppo potente, è come dare un cellulare a un aborigeno che non sa cosa farci, poi alla fine ci spacca le noci. E noi l'energia nucleare si usa per scaldare l'acqua, per fare vapore, per far girare le turbine, per fare la corrente. Non esiste. A Fukushima stanno morendo le persone, i cinesi e i coreani hanno già problemi di inquinamento sulla pesca che è a varie migliaia di chilometri di distanza per una frattura del reattore numero 4 dove c'è plutonio, una frattura di 7 centimetri, una frattura di 7 centimetri, ecco, io mi fermo già qui, basta, non me la sento di... Non ce la sentiamo di mettere in gioco le generazioni future per un'energia così. Prima di tutto ridurre l'energia. E l'energia che vogliamo le energie rinnovabili, energie che ci lasciano stare con le nostre famiglie, con i nostri amici, che non ci mettano in pericolo di vita e in pericolo addirittura della nostra regione, del nostro territorio. Non per ora, per migliaia di anni. Perché il dimezzamento di radioattività del plutonio è di 24.000 anni, 24.000 anni per dimezzare le radiazioni. Non ce la sentiamo di mettere in gioco tutto questo. Sì.